Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo 1863. Esordisce a 16 anni con la raccolta di versi Primovere. 3 anni più tardi, nel 1882, pubblica Le liriche di Cantonovo. Trasferitosi a Roma a 18 anni, acquista notorietà grazie a una vasta produzione letteraria e alle cronache del mondo aristocratico e alto borghese che frequenta. 1883, sposa Maria Ardoin, che gli darà 3 dei suoi 4 figli. Lo stesso anno muore a Venezia il compositore tedesco Richard Wagner. 1885, il filosofo Friedrich Nietzsche espone la teoria del superuomo nel suo celebre Così parlò Zarathustra. 4 anni dopo, nel 1889, D'Annunzio pubblica il suo primo romanzo, Il piacere. 1892, esce L'innocente. 1894, esce Il trionfo della morte. Lo stesso anno si lega sentimentalmente all'attrice Eleonora Duse. L'anno seguente pubblica Le vergini delle rocce, che segna una svolta di impegno politico all'interno della poetica dell'autore. 5 anni più tardi è il turno del romanzo Il fuoco. Progetta un ciclo di raccolte poetiche, Le laudi. Nel 1910 si rifugia in Francia per le pressioni dei suoi creditori. Torna in Italia all'alba dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e si impegna in un'accesa propaganda interventista. Si arruola volontario nel 1915 e si distingue per azioni eclatanti. Nel 1916, durante la convalescenza da una ferita riportata in un incidente aereo, compone Il notturno. Nel 1919, in contrasto col governo italiano che ha rinunciato al possesso di Fiume, D'Annunzio occupa la città con 2600 volontari. Il 24 dicembre 1920 l'esercito italiano regolare impone lo sgombero. A partire dal 1921 si trasferisce nella villa di Gardone Riviera, che ribattezza il Vittoriale. L'anno seguente Benito Mussolini ottiene l'incarico di presidente del Consiglio. Onorato e estromesso dal regime, D'Annunzio muore alle soglie dei 75 anni, il 1 marzo del 1938. La mattina del 12 settembre 1919, con un manipolo di granatieri al seguito, il comandante poeta Gabriele D'Annunzio prende possesso della città di Fiume. Sui tetti risuonano sirene, dalle finestre piovono fiori. Italiani di Fiume, nel mondo folle e vile, Fiume è oggi un segno della libertà. Vi è una sola verità, e questa è Fiume. D'Annunzio proclama l'annessione all'Italia. Ogni mattina il comandante dal suo balcone recita poesie. Accorre il leader futurista Marinetti, che annota: 2 cinematografi funzionano, uno davanti e uno sotto la tribuna imbandierata di D'Annunzio. E patriottismo, libertà, spettacolo, c'è la politica moderna a Fiume. In città giunge Guido Keller, combattente, aviatore, fondatore del gruppo yoga con Giovanni Comisso e naturista. Quando vola con l'aereo, porta con sé un servizio da tè. Quando in città mancano i viveri, ruba un maiale dalle fila nemiche e riesce ad atterrare con l'aereo sfondato dal peso del suino. Viva Fiume Italiana! In città giunge Mario Carli, giornalista, scrittore, esponente del futurismo politico. In Fiume vede la perfetta sintesi tra arte, politica e anarchia. Poeti, reduci, adunate di massa, teosofi, buddisti, rifugiati, apolidi. Giunge Benito Mussolini da destra e i complimenti del Club Dada da sinistra. Se gli alleati protestano, preghiamo telefonare Club Dada Berlino. L'Atlante mondiale dadaistico da Daco riconosce Fiume già come città italiana. Viva l'Italia! Viva Fiume italiana! Questo Manzoni non lo avrebbe mai fatto. Non è mai esistito nella storia della letteratura mondiale, forse con l'eccezione di Giulio Cesare, uno scrittore capace di conquistare una città e di tenerla per un anno. Questa è la storia di una vita eccessiva, romanzesca, fuori misura. Questa è la storia di un divo, Gabriele D'Annunzio, la prima star della letteratura italiana.
difficile dare una definizione sintetica di Gabriele D'Annunzio per il semplice motivo che ce ne sono tantissime. C'è l'imbarazzo della scelta, il vate, che è stata sempre quella più fortunata, non mi convince particolarmente. Io la pescherei proprio nella stessa, in un'autodefinizione che D'Annunzio stesso si fa in uno dei suoi scritti tardi. Dice: io sono l'ultimo degli umanisti. Il personaggio col quale la cultura italiana si sprovincializza, fa entrare l'Italia nel mainstream della cultura europea, quindi il decadentismo, l'estetismo. Scarpe, 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 giacche, 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 cappelli, vestaglie, camicie, soprabiti. Tutti conoscono D'Annunzio e lo conoscono per questo, la sua veste, la sua figura pubblica. Un errore o era proprio quello che lui voleva? D'Annunzio, il nemico del mercato, il nemico della mediocrità, che però viene trasformato in icona, cioè nella cosa più popolare che ci sia. Possibile? Per raccontare questa storia siamo venuti al Vittoriale, la villa grandiosa sul lago di Garda in cui D'Annunzio si rinchiude negli ultimi anni della sua vita. 17 anni di prigione dorata. Questa non è solo una casa, è un simbolo. Questo è un grandissimo riassunto della sua vita eccezionale. Il Vittoriale è il monumento che il Vate dedica a se stesso, perciò partiamo dal monumento D'Annunzio che, come ogni monumento, ha due facce, la gloria e il traffico che gli gira intorno. Qui tenteremo di svelare il mistero, di scoprire come può essere successo che il più aristocratico e altezzoso dei poeti italiani sia diventato un autore di massa. Il monumento, per fortuna, ha un guardiano. È lui, Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e uno dei massimi esperti del poeta. È un poeta con un linguaggio molto raffinato, aulico, complesso, ricchissimo. Nello suo tempo una figura molto popolare. Con questi due aspetti, come stanno insieme? Non si possono vedere due aspetti soltanto di D'Annunzio, perché sennò non sta insieme niente. Lui è una figura globale, è una figura rinascimentale, l'artista che fa tutto, si occupa di tutto. La figura di intellettuale moderno l'ha inventata lui, il divo, lo sceneggiatore, il fabbricatore di profumi, l'inventore del marketing, oltre che di molte parole. Per cui non è definibile in qualche categoria specifica. D'Annunzio è D'Annunzio. È lui che decide le definizioni. È lui che decide le definizioni e si autodefinisce. Egli era, in verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d'una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato d'arte. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. In realtà il cognome era Rapagnetta, Rapagnetta Gabriele, ma il padre prese da uno zio adottivo l'altro cognome, D'Annunzio, un cognome molto più adatto per un vate che porterà il suo annuncio all'Italia. A 16 anni D'Annunzio ha un buon successo con la sua prima raccolta di versi, Primovere. 16 anni. D'Annunzio è un ragazzo, ma ha già intuito alcune cose. L'arte ha bisogno del mercato e il mercato si nutre dello scandalo. D'Annunzio ha il talento per diventare qualcuno. Costruire un'immagine, questo prescrive la modernità e per promuovere il libro fa circolare la notizia della propria morte. Attorno a Primovere si sparge un alone romantico. Nel frattempo D'Annunzio gode di splendida salute.
Ma è solo a Roma che nasce il mito di D'Annunzio, che nasce la sua figura pubblica quando, per studi universitari, che non avrà voglia di portare a termine, ci si trasferisce a 18 anni. Corse ippiche, duelli, avventure galanti. La vita nella capitale è quella magnifica del dandy. Scrive di cronaca mondana sui giornali. Ma di più, la mondanità la vive, la guida, la detta. In un'Italia provinciale, D'Annunzio fa scandalo andando controcorrente, arte, lusso, erotismo, ma non lasciatevi ingannare, è già una scelta letteraria, un personaggio da proporre al suo pubblico. Gabriele ha deciso di diventare D'Annunzio. L'estetismo è un fenomeno complesso. Nasce in Inghilterra con diramazioni naturalmente anche in Francia, quindi i nomi sono quelli di Ruskin, di Pate, di Wilde, l'esteta più esteta di questo mondo. Poi naturalmente un ramo francese che annovera gente come Huysmans. D'Annunzio è la versione italiana, quindi che crea così l'immagine di se stesso come esteta, che vuol dire perseguire l'art pour l'art o art for art's sake, cioè l'arte per l'arte. È un decadentismo che ha la sua base prima ancora che nei romanzi famosi come Il piacere e nella cronaca mondana. Comandamenti e principi dell'estetismo secondo l'esteta Oscar Wilde, 1891. L'artista è il creatore di cose belle. Le cose belle significano solo bellezza. Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto. Comandamenti e principi della poesia secondo l'esteta Gabriele D'Annunzio, 1886. Il verso è tutto. Cosa vuol dire il verso è tutto, soprattutto a fronte poi di un'opera di prosatore così vasta, così ramificata, così sperimentale come quella di D'Annunzio? Significa esattamente che non dobbiamo cercare il verso nella poesia. Questo è un insegnamento difficilissimo che ha una grandissima importanza per tutta l'arte poi del Novecento, l'arte che poi arriva fino a noi, della quale siamo figli. È il 1889 e D'Annunzio pubblica Il piacere, il romanzo che lo porterà al successo. L'ha scritto a Francavilla, vicino alla sua Pescara, in un cenacolo di artisti che si diverte a scandalizzare la gente. Cavalcate lungo la spiaggia, fotografie di loro stessi nudi in riva al mare, pose da esteti aristocratici. Il piacere, il manifesto dell'estetismo italiano, ma basta leggerlo con attenzione per scoprire già i segni di una crisi cruciale. Non aveva dentro di sé la sicurezza della forza, né il presentimento della gloria o della felicità. Tutto penetrato e imbevuto di arte, non aveva ancora prodotto nessuna opera notevole. Avido d'amore e di piacere, non aveva ancora interamente amato, né aveva ancor mai goduto ingenuamente. Torturato da un ideale, non ne portava ancora ben distinta in cima dei pensieri l'immagine, aborrendo dal dolore. Per natura e per educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni parte. La storia è quella di un uomo dell'aristocrazia romana, Andrea Sperelli, preso tra due amori sostanzialmente, uno apparentemente finito, quello per Elena, e l'altro che invece comincia per Maria. Con una serie di traversie che coincidono in parte anche con il mutamento politico di fondo, per cui alla fine si ha l'impressione che l'aristocrazia romana non conti più nulla e invece sta arrivando la democrazia popolare per i poveri disgraziati. Andrea Sperelli è un esteta, proprio come D'Annunzio. Ama la Roma decadente, proprio come D'Annunzio. È combattuto tra due donne, proprio come D'Annunzio. E D'Annunzio. E proprio per questo D'Annunzio.
lo distruggerà. Ha molte cose di D'Annunzio, però nello stesso tempo è mancante di una dimensione che in D'Annunzio è presentissima lungo tutta la sua giovinezza, che è quella dell'azione. Il narratore, quello che racconta la storia, segna anche dei limiti, che poi sono i limiti che D'Annunzio cercherà di superare non attraverso un lavoro ulteriore sulla scrittura, ma il lavoro, diciamo, l'attività di poeta soldato, di oratore. D'Annunzio se ne rende conto, la ricerca del piacere per il piacere non porta a nulla. La vecchia maschera dell'esteta cade in pezzi, una nuova figura sta per emergere. D'Annunzio inizia come esteta, quindi sì. Tutti i manuali spiegano la bellezza fine a se stessa, che poi non è necessariamente così, ma insomma la bellezza fine a se stessa, e poi entra nella politica, combatte, e nella guerra, eccetera. E questa è un'altra contraddizione che D'Annunzio supera perché lo decide, o deve giustificarsi dinanzi alla contraddizione? D'Annunzio ha giustificato tutto già dal suo primo libro, dal suo primo romanzo, Il piacere, dove dice, Andrea Sperelli dice quella cosa ormai famosissima: bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Ecco, allora, una volta stabilito che la propria vita deve essere un'opera d'arte, tu non puoi mica classificare un'opera d'arte, ci metti questo, ci metti quest'altro. L'artista crea la propria vita come capolavoro, almeno ci prova. E lo fai dappertutto, anche partecipando. E lo fai in ogni modo, certo. Lo fai in ogni modo a seconda del desiderio, della contingenza, della volontà. Perché sei guidato da quell'ebbrezza della conoscenza che ti porta a abbracciare qualunque aspetto dell'esistente. Siamo in un'epoca di conflitti sociali. In Italia è appena nato il Partito Socialista. La borghesia e l'aristocrazia reazionaria vedono con favore una politica autoritaria. D'Annunzio non può stare a guardare. 1895 è l'anno della grande svolta, l'anno de Le Vergini delle Rocce. Le Vergini delle Rocce è il primo libro di una trilogia non scritta, che doveva avere come altri titoli La Grazia e l'Annunciazione, quindi siamo dentro così una metafora religiosa molto marcata, ed è semplicemente la storia di un progetto folle di natività. Il protagonista, il nobile Claudio Cantelmo, va a cercare la moglie adatta per generare un figlio in cui lui vede un'idea di futuro superuomo. Ed è interessante l'idea che il superuomo sia qualcosa che non è incarnato dal protagonista, ma qualcosa che è proiettato sul futuro, deve ancora avvenire. Come un rigurgito di cloache, l'onda delle basse cupidigie invadeva le piazze e i trivi, sempre più putrida, più gonfia, senza che mai l'attraversasse la fiamma di un'ambizione perversa ma titanica, senza che mai vi scoppiasse almeno il lampo di un bel delitto. La cupola solitaria nella sua lontananza transtiberina, abitata da un'anima senile ma ferma nella consapevolezza dei suoi scopi, era pur sempre il massimo segno, contrapposta ad un'altra dimora, inutilmente eccelsa, dove un re di stirpe guerriera dava esempio mirabile di pazienza, adempiendo l'ufficio umile e stucchevole assegnatogli per decreto fatto dalla plebe. Contro che cosa si scaglia D'Annunzio? Contro la normalità della sua epoca, della nostra. Contro le plebi al potere, cioè contro la democrazia, contro il commercio, contro i principi borghesi banali, materiali, senza neppure un bel delitto. E infine lo scandalo, la Costituzione, un re sottoposto alla legge. D'Annunzio ha progetti più alti, imperiali. Ah, chi saprà mai abbracciare e fecondare la madre col suo pensiero ultrapossente,
A lei sola, al suo grembo di sasso, che fu nei secoli l'origliere della morte, a lei sola è dato generar tanta vita che se ne impregni il mondo un'altra volta. E io vedevo nella mia immaginazione, dietro le vetrate fiammeggianti del balcone regale, una fronte pallida e contratta su cui, come quella del corso, era inciso il segno d'un destino sovrumano. D'Annunzio intravede nell'avvenire un condottiero, un Napoleone, un uomo capace di riportare la gloria attraverso la volontà di potenza. D'Annunzio intravede il superuomo. Per Nietzsche il superuomo è una dimensione avvenimento filosofico di un passaggio da un nichilismo passivo, accettazione semplice della mancanza di senso della vita umana, a quello che lui definisce il nichilismo attivo, che è l'uomo che con gioia dice di sì al proprio destino. Rifiuta il messaggio che lui chiama codardo, vile, insomma, dell'etica tradizionale, per esempio quella cristiana. No, il superuomo si fa l'etica da solo, ma proprio come diciamo, affermazione non solo della propria identità, quindi di sopraffazione sul resto del mondo, ma come coscienza dell'io. Ancora oggi non è semplicissimo capire che cosa Nietzsche avesse in mente quando parlava di superuomo. Senz'altro D'Annunzio aveva meno dubbi. Nell'idea d'annunziana c'è qualche cosa che incarna un destino collettivo che è quello dell'italiano come erede della grande civiltà greca, latina, della civiltà degli umanisti, anche del risorgimento. E questa dimensione storica è completamente assente in Nietzsche. La dimensione principale nella quale si muove il superuomo d'annunziano è quella estetica. Poi c'è l'altro elemento della forza e della volontà di potenza, che però è decisamente politico in D'Annunzio, cioè il disprezzo della massa, del popolo, eccetera, l'affermazione di un'aristocrazia della forza. No? Una cosa molto interessante è che se noi guardiamo tutti gli scritti di D'Annunzio, che sono tanti, quindi potrebbe capire che non esiste una sola volta la citazione della parola superuomo. Questo è uno degli indizi della sua capacità di appropriarsi delle cose esattamente quanto gli serve a lui, davvero umanista. Il superuomo di D'Annunzio è un leader politico, autoritario, assolutista, nazionalista. Non supera affatto il passato e la storia, vuole riportare l'Italia alla gloria imperiale romana. Non si può dire che D'Annunzio sia il primo intellettuale impegnato in politica, però si può dire che D'Annunzio inventa qualche cosa che diventa poi importantissimo nel successivo sviluppo dei rapporti della storia tra intellettuale e politica in Italia. Inventa una figura di scrittore che è interno alla propria opera col suo corpo, diventa come un personaggio di ciò che racconta. Questa sanzione di verità, che solo col corpo e non solamente con le parole può essere ottenuta, crea un'autorevolezza che invece l'intellettuale che scrive delle cose dal suo tavolino, dal suo studio, dal suo giornale, senza mettere poi le mani nel fango da lui stesso evocato, non potrà mai raggiungere. Lo Stato non deve essere se non un istituto perfettamente adatto a favorire la graduale elevazione di una classe privilegiata verso un'ideal forma di esistenza. Sull'uguaglianza economica e politica a cui aspira la democrazia, voi andrete dovunque formando un'oligarchia nuova, un nuovo reame della forza, e riuscirete in pochi, o prima o poi, a riprendere le redini per domare le moltitudini a vostro profitto. Non vi sarà troppo difficile, invero, ricondurre il gregge all'obbedienza. Le plebi restano sempre schiave, avendo un nativo bisogno di tendere i polsi ai vincoli. Esse non avranno dentro di loro, giammai,
fino al termine dei secoli, il sentimento della libertà. Un attimo. Dove sta andando a parare D'Annunzio in questo continuo cambiarsi di abiti, di maschere, di vestiti di scena? È l'esordiente di successo, il dandy, il teorico politico elitista ed è l'autore di bestseller, sempre attento a contratti, percentuali, mercato. È un personaggio da leggenda ed è un modello inimitabile come mai fino ad ora era successo a uno scrittore. Il punto è, perché? Perché D'Annunzio fa di tutto per diventare un personaggio? Visibilità, successo, nient'altro. D'Annunzio sta provando a reagire. Reagire contro il mondo borghese, materialista, filisteo. D'Annunzio ci sta dicendo che il mondo ha bisogno di poesia, di più, che la poesia deve comandare. E se poi il mondo non lo segue, allora è il poeta che gira con lui. Tentativo di esaurimento dei prodotti commerciali pubblicizzati da Gabriele D'Annunzio o per cui D'Annunzio inventò il marchio, lo slogan, la reclama. Una marca di biscotti, una catena di grandi magazzini, uno sciroppo per la tosse, un liquore, un amaro, un amaretto, un dolce abruzzese, una serie di profumi, un lubrificante per automobili, un inchiostro, delle gallette, un dentifricio, una penna stilografica. Lei si chiama Liana Cambiasi Negretti, perché si firma Liala? Perché è il mio nome d'arte, me lo diede D'Annunzio. Stava facendomi una dedica dove c'era Liana, doveva mettere Liana Cambiasi Negretti, e poiché sapeva che scrivevo Signor Sì, stavo scrivendo Signor Sì, dice allora se parla di aviazione mettiamo un'ala nel nome. E infatti è andato bene perché l'ala mi ha portato in alto. Per i futuristi la pubblicità è l'arte del XX secolo e D'Annunzio è moderno. Inventa parole di uso comune come velivolo, come tramezzino, collabora con il cinema per il quale scrive la sceneggiatura di un film intitolato Cabiria che poi lui stesso definisce una boiata. Ma non importa, il poeta deve stare nel mondo. Lo sai cosa diceva D'Annunzio? Una frase sulla quale io sono assolutamente d'accordo. La bellezza del futuro sarà calva. Calva! Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerigi salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse e che oggi mi illude. Ermione. Maia, Elettra e Alcione sono le prime tre delle laudi, delle cinque che lui ha scritto, delle sette che programmava e poi non ha scritto, le ultime due non le ha scritte. Sono le migliori e tra le tre Alcione è senza dubbio la migliore. Solo il sottotitolo delle laudi ci racconta di un progetto di totalità. Le laudi del cielo, della terra, del mare, le laudi degli eroi, qualche cosa che lo riporta a un'idea quasi alla Esiodo, no? Di dare conto nell'essenza delle cose umane attraverso il verso. D'Annunzio è un grandissimo maestro della lingua, cioè è forse l'italiano che all'inizio del secolo scorso, del Novecento, conosce l'italiano meglio di tutti e ha un possesso, una destrezza
della lingua e dei classici, cioè di tutta la tradizione italiana, ma anche latina, greca e via di seguito, fortissima. Il superuomo nascerà, ma intanto D'Annunzio si limita a scrivere. Ha in mente un progetto ambiziosissimo, il ciclo delle laudi. Elevare l'universo attraverso la poesia, forse è la vera rivoluzione, l'unica riforma possibile. Non più intervenire sul reale, ma cantarlo e fondersi con esso. E la mia forza supina si stampa nell'arena, diffondesi nel mare, e il fiume è la mia vena, il monte la mia fronte, la selva è la mia pube, la nube è il sudore, e io sono nel fiore della stiancia, nella scaglia della pina, nella bacca del ginepro, io sono nel fuoco, nella paglia marina, in ogni cosa esigua, in ogni cosa immane, nella sabbia contigua, nelle vette lontane. Ardo, riluco e non ho più nome. E l'Alpi, e l'isole, e i golfi, e i capi, e i fari, e i boschi, e le foci ch'io non mai, non han più l'usato nome che suona in labbra umane. Non ho più nome né sorte tra gli uomini, ma il mio nome è Merigio. In tutto io vivo, tacito come la morte, e la mia vita è divina. La lettura di poesie come Merigio o La pioggia nel Pineto sono chiaramente, per definizione, quelle vette dell'arte poetica di D'Annunzio in cui si dice sempre, no, che il senso, il culto di Pan, il culto appunto di una totalità vivente e solidale raggiunge il suo acme. Tutto quello che accade nella natura, in questa meravigliosa natura versiliana di Alcione, sembra accadere per ispirare il poeta. Sembra che il mare, la sabbia, i cavalli, le pinete, eccetera, stiano là perché D'Annunzio le canti. Alcione, ovvero la poesia dell'estate, la più bella, sincera. Ma le laudi non sono solo questo, sono la poesia del tutto, il canto dell'uno e dell'altro D'Annunzio, del vate e del divo, perfino il canto del mercato. Le laudi. Ecco, nelle laudi a un certo punto D'Annunzio, in una parte delle laudi, in Maia, fa l'elogio della macchina. Ecco che questa è un'altra contraddizione apparente rispetto all'opera D'Annunzio, quando poi tutto il resto delle laudi invece sono la celebrazione di una purezza naturale quasi. Ecco, anche questa contraddizione, che ne è? Ecco, non chiamiamola contraddizione, chiamiamola integrazione. Le macchine vengono integrate nella vita dell'uomo, come, anzi addirittura non nella vita dell'uomo, nella natura. Le macchine entrano a far parte dell'esistenza come cosa bella, come cosa utile, come cosa straordinaria, e quindi diventano una gioia. È un'espressione della natura, ma è spinoziano, cioè la macchina come espressione di una sostanza che si modifica anche nella tecnica. Esattamente, infatti, anche perché era ormai anziano e un po' malconcio, la macchina sostituisce il cavallo. Si può tentare di elevarsi sul mondo. Il mondo, presto tardi, chiama. L'Europa entra in guerra. L'Italia si mantiene ancora in posizioni neutrali e Gabriele D'Annunzio si getta nella propaganda. È una delle voci più forti, più influenti, più autorevoli che spinge il paese a imbarcarsi nel conflitto. Sono famosi nell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale alcuni gesti eclatanti di D'Annunzio, come il volantinaggio famoso su Vienna, in cui appunto avverte i sudditi dell'impero asburgico dell'ingiustizia dei loro governanti nei confronti dell'Italia, ed è una, fa l'apologia insomma dell'irredentismo. Ma le ragioni politiche, se vogliamo, erano quelle
che tutti gli interventisti usavano, almeno fino a un certo punto, e cioè che l'Italia così avrebbe compiuto la sua quarta guerra di indipendenza, che portava all'unità nazionale di tutti i territori, liberava i territori ancora occupati dagli austriaci, avrebbe consentito l'unità profonda, cioè gli italiani combattendo insieme, combatteva il contadino siciliano insieme all'ingegnere romano e all'industriale milanese. 1915, dichiarazione di guerra italiana. D'Annunzio si arruola volontario, ma non è tipo da trincea. Armi moderne, l'aeroplano. D'Annunzio ha più di 50 anni, ma vola su Vienna e lascia cadere volantini patriottici. È la guerra del Carso, di Caporetto, di Ungaretti. Una guerra da 16 milioni di morti. Per D'Annunzio è un palcoscenico di gloria. D'Annunzio, eroe di guerra, lo è stato o si è presentato come tale, ha combattuto, su questo non c'è dubbio, è anche stato ferito, ha avuto problemi, la vista, ha perduto l'occhio, poi l'ha riguadagnata, eccetera. È stato uno dei protagonisti della Beffa di Bucari, ha combattuto, ma diciamo dall'esterno. Le trincee no, non se l'è fatta, insomma, la gente moriva in trincea. Quando lui va in guerra, viene a Roma, dove verrà assegnato al reggimento sotto il Duca d'Aosta, lui si fa disegnare l'uniforme da un sarto e poi indossa quell'uniforme lì. Ora, quanti siano i soldati che ci avessero l'uniforme firmato da un sarto, francamente è difficile scoprire. Elegante, magnifico, D'Annunzio incarna per il pubblico la guerra come dovrebbe essere. La guerra veloce, ruggente, eclatante, la guerra della propaganda, lontana anni luce dal fango e dalla verità. In mezzo a questo sfavillio, il giorno 16 gennaio 1916, a Grado, durante un ammaraggio, batte la tempia e il sopracciglio destro. Non sembra un incidente grave, ma dopo qualche giorno i medici gli comunicano che sta perdendo la vista. Fermo, nel buio, durante la convalescenza a Venezia, compone il suo nuovo capolavoro, il notturno. Imparo un'arte nuova. Quando la dura sentenza del medico mi rovesciò nel buio, m'assegnò nel buio lo stretto spazio che il mio corpo occuperà nel sepolcro, quando il vento dell'azione si freddò sul mio volto, quasi cancellandolo, e i fantasmi della battaglia furono d'un tratto esclusi dalla soglia nera, quando il silenzio fu fatto in me e intorno a me, quando ebbi abbandonata la mia carne e ritrovato il mio spirito, dalla prima ansia confusa risorse il bisogno di esprimere, di significare. Allora mi venne nella memoria la maniera delle sibille che scrivevano la sentenza breve sulle foglie disperse al vento del fato. D'Annunzio scrive su foglietti di carta, 10.000 cartigli contenenti una riga, un appunto, un pensiero per volta. La figlia, la sirenetta, lo assiste e ricompone i frammenti della sua opera più intima. Notturno. Un'opera riflessiva, sofferta. Eppure la vera sofferenza non viene dalle ferite. Quello che più gli manca è l'azione. Quello che vuole è qualcosa di pratico, influire sul reale, lasciare un segno concreto sul mondo. Alla vigilia di Natale del 1920, la Marina Militare Italiana bombarda le forze legionarie di Fiume. 16 mesi di governo D'Annunzio. 16 mesi di officina politica. Patria. Libertà, suffragio maschile, femminile, arte calata sulla terra. Il tradimento è consumato. Il comandante poeta deve arrendersi alla realtà. È D'Annunzio fiumano, il comandante che, provando una felicità ossidionale, entra in Fiume come un condottiero rinascimentale, la tiene per 16 mesi contro l'esercito per il quale aveva combattuto fino allora e fa la festa della rivoluzione, cioè fa il 68, 50 anni prima. Primo poeta
capo di Stato, un poeta al comando. Ha tenuto in piedi questa città anche in modi avventurosi, per finanziarsi mandava dei pirati, gli uscocchi, a sequestrare delle navi cariche di armi o di cibo, ma soprattutto ha scritto quella straordinaria Costituzione che è la Carta del Carnaro, che è veramente tuttora una delle costituzioni più moderne del Novecento, rivoluzionaria davvero. Basta un esempio: quando ancora si discuteva se dare il voto alle donne, lui disse le donne possono essere elette, altro che votare. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale rimangono molte questioni irrisolte ai confini dell'Italia, ad esempio quella del Carnaro, insomma di quella che oggi corrisponde all'attuale Croazia. E uno dei grandi momenti di notorietà pubblica di D'Annunzio è l'impresa di Fiume, che tra il 19 e il 20 coinvolge un intero reggimento dell'esercito reale italiano, quindi diciamo siamo a livelli del colpo di Stato, e costringe poi di fatto le potenze a trovare un compromesso molto instabile, che fanno di Fiume una città poi libera. Un esperimento rivoluzionario, un esperimento di gioia, cioè la città di vita la chiama D'Annunzio, e questo appunto per 16 mesi in un inverno duro, circondati e dando scandalo al mondo, anche perché D'Annunzio fece altre cose lì, creò praticamente il terzo mondismo internazionalista, fece la Lega dei Popoli Oppressi, che andava dall'India all'Albania con l'intento di creare un movimento universale. Giolitti capì benissimo quanto poteva essere pericoloso tutto questo e mandò la cannoniera col natale di sangue che sparò un colpo dritto alla finestra del comandante, come io lo chiamo, da buon legionario. Quella di Fiume è stata un'impresa di confine, quello tra carne ed ideale, tra la realtà e il principio estetico. Un'impresa poetica mascherata d'azione militare. L'ultimo atto di un poeta che ha sempre camminato in bilico tra la fantasia e l'universo materiale. Si tratta di un gioco rischiosissimo. Un gioco che il poeta sta per perdere definitivamente. La penitenza è terribile, grottesca. D'Annunzio vedrà le sue parole avverarsi. Vedrà qualcuno, più furbo, più pratico di lui, tramutare le sue fantasie antidemocratiche in realtà. E scoprirà che in quella caricatura grottesca della società che lui stesso aveva ideato, ancora una volta, per il poeta non c'è posto. Tutto sommato, il rapporto con il fascismo diventa per D'Annunzio un rapporto esclusivamente formale, senza nessuna vera, reale implicazione ideologica. Il fascismo ha ripreso da D'Annunzio parecchie cose, l'uso della forza, cioè il fatto che la forza fosse comunque giustificata per raggiungere determinati fini. L'occupazione di Fiume è uno di questi, per esempio, no? Quindi, e anche che l'ordine potesse essere restaurato tramite la forza, l'imposizione sugli altri. Le camicie nere, i discorsi al balcone, le folle oceaniche, i menefrego, gli eia eia alala, gli anoi, tutto questo viene sperimentato a Fiume. Il regime fascista riprende D'Annunzio e gli tributa ogni onore. Con regio decreto, lui, un borghese che i borghesi ha sempre disprezzato, viene nominato principe di Monte Peroso. D'Annunzio in apparenza è elogiatissimo, in realtà sotto le ceneri cova dell'altro. Il regime è doppio nei confronti di D'Annunzio, lo sfrutta, cioè D'Annunzio viene usato, viene sfruttato, perché è un'immagine che frutta dal punto di vista, diciamo, propagandistico naturalmente, però va isolato e tenuto sotto controllo, perché altrimenti fa ombra a Mussolini, poi molto semplicemente, no? E questo è il momento in cui D'Annunzio si ritira al Vittoriale per celebrare se stesso, per non pensare alla realtà. Il Vittoriale è un'apoteosi, l'omaggio ad un dio, a un esempio, a un eroe. Malvate sa che certi omaggi
sono riservati solo ai morti. Il mixage unico che fa di D'Annunzio il personaggio che è, che piaccia o meno, è esclusivamente suo. E dopo le condizioni storiche, culturali, eccetera, non ci sono più. In poesia viene l'ermetismo addirittura, quindi tutto il contrario di quel che potrebbe essere D'Annunzio. Poi naturalmente c'è anche la Seconda Guerra Mondiale, quindi la Seconda Guerra Mondiale o il crollo del fascismo e il crollo di qualunque superomismo. Questo è il colpo mortale a D'Annunzio e al d'annunzianesimo. L'antidannunzianesimo è uno dei modi paradossali attraverso i quali D'Annunzio si è assicurato un'immortalità nella lettura nella letteratura del Novecento, fin da Gozzano, dai Crepus. Cosa fanno? Hanno un'idea di vita, riproducono la stessa idea di letteratura come forma di vita di D'Annunzio, ma l'abbassano a forme di umiltà, a forme di messe, a forme per nulla superomistiche. Però c'è anche da dire che il D'Annunzio, diciamo, di quelle che si definiscono prose di ricerca per contrapporle alle prose di romanzi come Il piacere, Le vergini delle rocce, eccetera, aveva lasciato un'eredità, e quelle sono le vere eredità poi nella letteratura, di ricerca formale sulla prosa di introspezione, che sono irrinunciabili. L'altra sera al Savini, quando il cameriere ci ha dato la notizia che D'Annunzio era morto, siamo rimasti sorpresi. E poi, poco dopo, ci siamo trovati presi da una strana eccitazione. Dunque, era successo qualcosa di molto importante. Sentivamo che era finito l'uomo, quell'uomo che poteva averci disgustato in diverse maniere, ma proprio adesso ci trovavamo davanti un'opera immensa, quasi nuova. Era tutta la poesia del nostro secolo a venirci incontro con tanta umiltà e insieme con tanta forza. Mentre andavamo a casa con Quasimodo e ogni tanto ci ripetevamo la notizia, doveva essere questo sentimento che ci dominava e che noi cercavamo di nascondere nei nostri giochi o nell'indimenticabile nebbia di quella notte. Adesso sono qui nella mia stanza fiorentina di Piazza d'Azeglio, un paesaggio D'Annunziano in qualche modo, e non smetto di ripetermi: tutta la vita è senza mutamento, e il resto, che tutti sanno, come una cifra piena, la musica di un mondo intero. Ci dici i tuoi tre libri preferiti di D'Annunzio? Cioè quelli proprio che tu hai piacere di leggere, che se tu... Il Notturno, Il piacere e L'alcione. Banale, ma è così. C'è anche un altro libro semi sconosciuto, anzi non conosciuto, che si chiama La favola del sordo muto, che fu graziato nell'anno di grazia 1262 a Parigi, questo è il titolo, pubblicato in 6 copie nel 1930 per gli amici, poi ne fece un'altra edizione in 60 copie. Ebbene, il protagonista di questo libro scritto in francese antico si chiama Guerri, e nel frontespizio D'Annunzio scrive: par Gabriele D'Annunzio qui s'appelle Guerri. Meraviglioso. Vivere a pieno o distaccarsi dalla vita, nessuna altra scelta. Separato, lontano dal Novecento che aveva capito meglio di chiunque altro, D'Annunzio decide di diventare questo, un luogo chiuso, senza tempo. Lui, che sognava di guidare il mondo, sceglie di farsene uno suo, un mondo fatto da D'Annunzio, che parla solo di D'Annunzio. Il monumento di un uomo a se stesso, sospeso tra personaggio e realtà.